Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena, oggi un'interessante riunione per quanto riguarda il progetto NOSTRA, che è un Network of Sites interregionale. Abbiamo di fronte a noi Paul Pesce, che è il responsabile del settore subacqueo dell'Office Environment Demand della Corse, che ha spiegato esattamente il lavoro che avete fatto appunto per questo progetto. Noi abbiamo provato a sviluppare a non bloccare i turisti, le zone turistiche e a proteggere l'ambiente delle zone di Campobue e dei siti di immersione di Giro di Lavezza. Ecco, come l'avete trovato, diremo così, cosa avete trovato sotto al mare? No, noi abbiamo trovato cose belle, perché alla fine, guarda, il Giro di Lavezza è una protezione del 1982. Certo. E questa protezione l'abbiamo sviluppata, abbiamo sviluppato anche il modo di gestione, come si è sviluppato tutti i sviluppi turistici. E adesso sott'acqua, il Giro della Vesa, il Giro del Parco dei Bocchi di Bonifacio, c'è molte cose che sono belle da vedere, che sono molto molto protegge. Ecco, tanto è vero che la protezione arriva, ma ci vuole anche, diremo così, la volontà da parte di chi va sott'acqua a proteggere e non... Allora, quello che abbiamo fatto noi è questo: abbiamo organizzato molto molto discussioni con il diving. Sì. Il diving della Sardegna e il diving della Corsica, perché noi siamo dentro una zona frontaliera dove viene gente di Sardegna e gente della Corsica. Anche così, non che abbiamo cercato bloccate, abbiamo cercato più a parlare con loro per trovare un punto di sensibilizzazione, un punto di sviluppo ambientale per loro, è quello che si è fatto subito, perché alla fine loro hanno capito che il mare è il loro posto di lavoro e che loro il primo hanno bisogno di mantenere e di rispettare questo posto. Ecco, riusciremo, diremo così, a partire da quest'estate con questo progetto? Sì, perché noi della parte corsicana abbiamo già iniziato da lontano a lavorare su questo tipo di protezione. È sicuro con il sviluppo del GECT e della parte SAD arriviamo a una protezione non ottimale quest'estate, ma partiamo su una protezione ambientale che è già buona. Ecco, una domanda che mi pare però che diremo in Corsica c'è più controllo e più severità. Diciamo che non è una questione di controllo e di severità, è più una questione di legislazione. Noi in Corsica abbiamo, guardiano del parco, il diritto di fare della vigilance e di fare delle multe, sì, di fare questo tipo di lavoro, che dentro le parchi italiane loro no. E secondo me questo può essere un problema. Questo non è legato al Parco della Maddalena, è legato alla legislazione italiana, che è diversa dalla legislazione francese. Mario De Luca, che è appunto il naturalista collaboratore del tecnico del Parco Nazionale, del Parco dell'Arcipelago della Maddalena. Ecco, questo progetto qui sta andando avanti grazie appunto alla vostra, diremo, di volontà. No, allora, è un progetto che ricade all'interno delle attività previste per il Parco Marino Internazionale delle Bocche di Bonifacio, è proprio uno dei vari monitoraggi che ricadono all'interno di questo ambito. Ecco, ma che cosa state preparando? Che cosa avete visto e cosa avete fatto? Allora, praticamente la parte che ho presentato oggi è relativa ai risultati di monitoraggio sulle praterie di posidonia oceaniche presenti all'interno del parco. Sono stati scelti 3 siti test e sono state fatte delle analisi. Si è praticamente verificato l'impatto degli ancoraggi sulle praterie. E abbiamo visto che nei siti test, diciamo, vi è proprio una situazione di debolezza ecologica piuttosto forte e concentrata particolarmente nel sito di Calaportese. E inoltre abbiamo valutato anche i danni causati sempre dall'ancoraggio su Pinna Nobilis, che è un organismo protetto molto presente all'interno. Agnacchera, diremmo. Esattamente, esattamente. E qui purtroppo abbiamo visto che nei 2 siti test indicati dall'ente c'è una situazione di compromissione piuttosto forte, in quanto mancano i giovanili, cioè abbiamo organismi che vanno dal 50 cm di altezza di grandezza in poi,
e hanno più o meno un'età di circa 6 anni e mancano quelli più piccoli, e questo è, abbiamo visto che è dovuto principalmente al prelievo e anche poi ai danni dovuti all'ancoraggio. Magari su questo sarebbe bene proseguire un attimino per capire meglio il problema. Ecco, ma è davvero nocivo che sta stancola e che si aggrappa a queste alghe? Sì. Per la prateria di Posidonia oceanica è un grosso problema perché crea delle buche o dei solchi, e questi solchi successivamente possono essere scalzati dall'azione del mare e quindi provoca la morte della pianta. E cosa si può fare per evitare il tutto? Costruire dei campi boa come il parco ha fatto, ma assicurarsi che vengano usati nel modo giusto, cioè devono essere controllati, quindi all'interno del campo boa si ancora solo alle boe e non con l'ancora. Purtroppo oggi succede che all'interno del campo boa si ancora con l'ancora. Infatti il turista, l'uomo, praticamente non è che conosce certe cose, quindi lo fa con naturalezza come se fosse una cosa così che si può fare. Esattamente, no, però purtroppo si fa molto danno, anche perché poi ci vogliono tantissimi anni perché si possa riprendere, quando si può riprendere, molto spesso no, bisogna intervenire con altre azioni. La situazione di Porto della Madonna, dove appunto si concentra il... Sì. Dei tre siti che abbiamo visto, allora, sono tutti piuttosto compromessi. Porto Madonna nel complesso però è quello meno compromesso, perché lì le misure di gestione esistono da vari anni e poi c'è una situazione ecologica migliore, diciamo, per lo sviluppo della pianta. Mentre Spiaggia Rosa mi pare che sia oramai, diremo così... La Spiaggia Rosa è chiusa da anni, però purtroppo rimangono i danni causati negli anni precedenti.